Grazie al professor Dino. Da un lato io ti ho avuto come docente, ho imparato tanto da te. Dall'altro lato ho invidiato i tuoi studenti perché le lezioni di latino e greco erano certamente affascinanti. Di nuovo grazie Dino. Ringrazio la mia professoressa del liceo per avermi insegnato ad andare oltre la superficie e ad attendere i frutti dei sacrifici. Ringrazio il professore Marco che con il suo esempio mi ha insegnato ad essere libero e non essere in vendita sul posto di lavoro. Ringrazio maestra Jo che mi ha insegnato a lavorare con i bimbi e ad amarli. Ogni bimbo è un universo a sé. Grazie alla professoressa Adalberta per aver lavorato sempre per noi e averci insegnato a studiare realmente. E grazie alle colleghe che hanno lavorato sempre nella scuola oltre gli orari e oltre quello che gli era richiesto. Ringrazio la professoressa Valeria che mi ha insegnato che per raggiungere qualsiasi traguardo sono necessari fatica, impegno e umiltà. Grazie a tutti i docenti che ogni giorno continuano ad insegnare con competenza e passione e grazie anche ai giovani che nonostante il precariato infinito sognano ancora di diventare insegnanti e di nuovo grazie ai docenti che nonostante gli stipendi da fame continuano a formare i cittadini di domani e grazie anche ai maestri e alle maestre che insegnano ai piccoli a chiedere sempre perché. Questi insegnanti, oggi liberi, sono a rischio. La riforma del governo, vergognosa, li vuole trasformare in dipendenti sottomessi a pressi di manager. Insegnanti liberi rischiano di diventare ricattabili. Noi del Movimento 5 Stelle diciamo no a questa riforma. E comunque, grazie ancora alla mia maestra Bruna, che mi ha insegnato a lottare per garantire i diritti miei, ma di tutti i cittadini che insieme a me vivono su questo territorio.